Salve cari amiche e cari amici, volevo parlarvi di una piccola cosina che mi è capitata a Roma. Allora, piccolo preambolo: il 31 di ottobre sono andata a accompagnare mio padre a Roma per una visita in ospedale. Vabbè, cose sue, quindi non ci riguarda. E mi sono fatta lasciare, cioè sono scesa. Lui ha proseguito per i gemelli e io sono scesa a Piazza di Spagna per andare a visitare il famoso negozio della MAC. Innanzitutto scusatemi per il look un po' macabro, però avevo tutti i capellini da lavare e sinceramente per fare un video mi scocciavo di mettere il parrucchetto. Va bene lo stesso, tanto si portano come se avessi i capelli così. Comunque, vi stavo dicendo, volevo visitare questa MAC perché qua a Cavalli di Reni non c'è, come non c'è a Salerno, ma c'è solo a Napoli, cioè soltanto nelle città più grandi, maggiori. E dunque, stavo controllando se stavo registrando. E quindi sono andata a questa macca via del Babuino. Sono entrata, mi sono fatto un giretto di ispezione e sinceramente non ho trovato niente di che. Siccome io conosco i prodotti della MAC perché vedo i vostri video, ho deciso di, cioè, sono entrata con la speranza di poter fare un bel bottino, però sinceramente non ho trovato niente di particolare e ho comprato semplicemente il vanilla che ho adesso sugli occhi, che è molto bello e molto luminoso, però non è proprio shimmer shimmer come piace a me. Comunque, con un po' di matita adesso mi sono un po' truccata in maniera ronzata. Questo rossetto orribile, ma è stato il primo rossetto che ho trovato, quindi me lo sono spiaccicato sulle labbra e comunque vabbè. Devo dire la verità, i rossetti tutti brutti, gli ombretti, cercavo un rosa shimmer, ma era talmente pallido che mi dovevo mettere un quintale. E sinceramente spendere 17,50 euro per un ombrettino così rosa in colore mi sembrava veramente un'assurdità. Ero indecisa fra il nude, il rossetto, non so come si chiama, però quello nude e l'ombretto, però ho optato per l'ombretto anche per non uscire a mani vuote dal negozio, dato che uno gentilmente, perché poi era spizzato perché erano tutti vestiti da Halloween con delle macchioline qua sulla faccia, insomma tutti carini, molto simpatici, molto disponibili, ma io andavo di fretta perché mi aspettavano fuori e da quanto ho potuto vedere Samac alla fine non è che sia tutta questa granché. Sinceramente mi sto trovando bene con la Wacicon, che veramente ha dei prodotti scriventi. E per quanto riguarda i pennelli, li ho guardati uno ad uno. Sì, saranno anche di pelo naturale, quello che volete voi, però tutta questa grande qualità non l'ho trovata. Mi dispiace perché, ripeto, io sento parlare tanto della MAC di qua, rossetti di là, Ruby Woo. Non piace niente, soprattutto la collezione di Rihanna. Orribile. Tremendamente orribile. Pigmenti. Gli stessi. Il Red Velvet è come quello della Wacicon. Tale e quale, non cambia niente. Cambia solo il prezzo. Questo è alla fine. E poi sono andata da Sephora o Sephora. E c'era lo stesso ombretto tipo vanilla che costava lo stesso, però della marca Sephora. E costava lo stesso 17,50 euro. Quindi che cosa vuol dire? Sinceramente a me i prodotti di Sephora mi fanno letteralmente schifo.
perché non sono scriventi, le matite devono avere il loro, vabbè anche la waci fanno questo, su questo devo essere sincera, il loro tempera matite, però quello della waci fanno costa 2,90, quello della a 2 fori, quello della Sephora 3,50 a un solo foro, 4,90 a 2 fori, quindi fate un po' il calcolo, paghi la marca ma non la qualità. Perché con me ho un matitino piccolino, quella marrone per le sopracciglia, e non lo posso utilizzare perché non lo posso più temperare, quindi è una sola. Poi, vabbè, il negozio per carità è bello, mi sono fatta anche le foto fuori che poi aggiungerò alla fine del video, fuori al negozio perché sinceramente mi faceva piacere questa cosa di fotografarmi davanti io alla Mac. E quindi questo era il mio pensiero. Ah, un'altra cosa, dimenticavo, che ho visto la Naked 1, la Naked 2 e la Naked Basic, quella piccina. Sinceramente, sono colori marroncini, neutri. Naked e nude, quindi cioè sì, è comodo perché hai tante varianti di colore e tutte insieme, però diciamo spendere 26 euro per una palette come direbbe il Make Up Delight, una palette, non voglio prendere in giro nessuno, scusa. Make Up Delight, come si chiama? Giulia, sì, Giulia, scusa Giulia. Dunque, stavo dicendo, sinceramente non mi ha proprio ispirato. La Primer Potion l'ho comprata, è stata una sala tremenda. Ho usato anche quella della Guerlain, ho usato diversi tipi di base, ma con quello che mi trovo di più sono quello della Essence, che dura parecchio e costa pochissimo, e ultimamente stavo utilizzando come base da mettere sopra gli ombretti, perché io uso due tinte, o il chiaro o il rosa, o il marrone e il rosa, o il rosso, magenta, viola, quindi quei colori in cui serve anche la base rosa. E praticamente sto usando i long lasting della Wacicon, che sono più o meno come quelli della Kiko, però sinceramente quelli della Kiko non li ho provati, ma con questi mi sto trovando benissimo, e soprattutto con il rosa che mi dà un bellissimo, mi fa risaltare molto l'iride dell'occhio. Poi volevo dire anche un'ultima cosa e mi fermo, che gli smalti della Pupa, per quanto possano essere sponsorizzati, fanno veramente pietà e compassione. Ve lo dico, ho usato i pennellini della Nail Art per mettere, perché c'hanno dei pennellini striminziti. Adesso ho già setto questo qua, il Long Lasting Color, che è il M140 o 604, 604, questo rosso non verrà mai a fuoco, comunque sembra rosso chiaro, però in realtà alla fine il risultato sulle mani è questo color sangue. Durano una cippa di lippa, cioè li metti, asciugano in fretta, questo è da dire, in 10 minuti asciugano, però dopo qualche giorno si sbecchettano, quindi vanno ritoccati ogni volta. Poi c'hanno, ripeto, c'hanno quel pennellino striminzito, che vedete, dovete pure prendere, far sciogliere con l'olio di mandorla, cioè come si fa a stendere un
un coso del genere, con un pennellino del genere sul pollice, cioè ci metti 3 secoli, quindi ho optato per il pennellino da Nail Art, che è molto più comodo, c'è anche la punta dietro e sinceramente mi sono trovata molto meglio. E sono riuscita anche a metterlo sulla mano sinistra, perché io prima non portavo lo smalto perché ero incapace a metterlo. Adesso sto cercando di imparare. Comunque, chiudo qua e poi vi farò un video su sui top e sui flop del mese di novembre. Ok? Vi saluto, grazie per l'attenzione, mi raccomando lasciate qualche like se volete continuare a seguire i miei video perché come sapete se non si interagisce con il video tutti i miei video nuovi voi non li potrete vedere e quindi non avrete la notifica, cioè non magari non li potrete vedere perché YouTube come sapete ha tolto i feed e quindi le visite sono poche, aumentano gli iscritti, fortunatamente vi ringrazio con tutto il cuore perché sono aumentati di parecchio, però i video purtroppo hanno pochissime visualizzazioni, forse un po' per gli argomenti pesanti, forse un po' perché sono io che non faccio video con costanza. Che costanza è Giuseppina. E quindi niente. Ma sto registrando. Sì. Mamma mia, che panico ogni volta pensate di non registrare. E quindi se volete continuare a vedere i miei video lasciate un like, perlomeno anche se non vi piace lasciate un pollice in giù o un pollice in su o un commentino, anche un ciao. Così potrete continuare a vedere i miei video. Detto questo, vi saluto, vi ringrazio. Sono un po' palliduccia, mi sono truccata perché ero una cosa oscena. Domani devo andare in ospedale, ho un po' di paura. Speriamo che vada tutto bene. Comunque, spero che vi piaccia il mio cappellino. Ah, ah, a teschiolini. Sono ammortizzata, ma senza capelli. Vabbè, un saluto, un abbraccio, un bacio e mi raccomando, se volete continuare a seguire i miei video, lasciate qualche feed. No, feed. Sì, lasciate qualche cosa, qualche traccia, così potete continuare a sentire la mia bella voce. Un saluto affettuoso e ci vediamo al prossimo video.